Loreta, ci racconti la tua vicenda? Niente, che vi devo raccontare? Che fino al nuovo appalto, fino a giugno, lavoravo con la Colser e lì prendevo bene 900, 950, arrivavo anche 1000 euro con gli assegni familiari. Dopo, col nuovo appalto che hanno preso il comune, siamo arrivati che riesco a prendere 194 euro al mese. Ma con questo io non si può andare avanti. Io ho due bambine, come io, come altre colleghe mie, abbiamo i nostri problemi. E quindi addirittura il mese di dicembre a prendere 56 euro d'acconto. Io non lo so, è una cosa disastrosa quello che stanno facendo questi. A Quindi tu le feste di Natale le hai fatte con uno stipendio di casa 56 56 euro, sì. Uno stipendio di 56 euro che manco un panetto l'ho potuto comprare mie figlie, euro. E niente. come si riesce a tirare avanti da uno stipendio, a passare da uno stipendio di 900 e più euro È ad dura uno di veramente. 194? Come si fa? È dura perché non posso tirare avanti, non posso pagare le bollette, l'affitto, tutto quello che c'è intorno a me non posso fare, sto indietro di tutto. E non ho persone che mi danno una mano. Sì, mio ex marito quando mi ha dato quelle 200 euro di assegni familiari, io non posso tirare avanti così. Che Adesso la prospettiva vostra qual è? chiuso con questo appalto ne rientra un altro con un prezzo ancora più basso e penso che non arriveremo manco a più a 70-80 euro al mese. Quindi non lo so che cosa fare.